Buongiorno amici, buongiorno a tutti. Siamo scesi di casa, da come si vede. Fra un po' di cazzeggio. E siamo qui in giro a cercare e a comprarci due robe per il grande matrimonio di Giuseppiero. Siamo qua, siamo girati. Rosso relativo. Che dire, ieri quella puccia è stata fantastica fino a un certo punto. L'abbiamo già detto, non è però abbiamo dormito bene stanotte. Sì, sì. Io che dicevo, vabbè, ma hai mangiato tardi. No, abbiamo poi mangiato ti si mette sullo stomaco. No, bugie. Un mappazzone abbiamo mangiato. Se uno fa un bel ruttino dopo, vuol dire che ha digerito. Ruttino liberatorio. Un rutto più che liberatorio. Di quelli proprio da tremare la terra. Ho messo un po' il buo cacao. Vedi che la prossima devi girarli. Lo so. Non dire lo so quando poi invece ti voglio portare un'altra via. Ragazzi, la volete per un mese? Vedi che fanno il ternallotto. Sì, un ternallotto, sì. Anzi, il 6 è il super analotto. Un ternallotto non giocato però. Sì, vabbè, dai ragazzini, ci si vede dopo. Guardalo questo, guardalo. Questo è meglio che partiamo, andiamo a piedi. Ragazzini, guardate qui. Che mega piattone. Vedi che ce li hai tu. Vabbè, fettuccine con zucchine e pancetta. Sì. Io metto un po' di pepe. E io metto la spolverata di parmigiano. Guardate il pepe. Il pepe che va. Questo è pepe di Cayenne. O di Cayenne. Certo, pepe di Cayenne. Questo è formaggio fatto dal formaggio. Beh ragazzi, buon appetito. Buon appetito? Buon appetito. Ciao. Bene ragazzi. Allora, siamo qui all'angolo del drink. Con questo yogurt drink. E qui c'è Lilly. E niente, praticamente ragazzi sto cercando un DVD che faccio anche da home theater. Theater. Vabbè, che sia d'amplificatore. Se voi sapete qualcosa in zona Taranto, mi fate sapere. Non voglio spendere oltre i 15 euro. Proprio. A me solo il DVD mi serve, non le casse. Ma il DVD che vadano attaccate le casse. Cioè, le casse ce le ho. Sei un po' di, come si dice, pretendi un po' troppo? Sì. Direi che pretendi un po' troppo. Beh, pronti a bere questo drink? Qua, dai. Un attimo, stiamo qua e apro. Allora, questo qua contiene yogurt parzialmente scremato all'1,5, alla frutta, arricchito con calcio e vitamina D per le ossa. Ingredienti: yogurt parzialmente scremato, latte parzialmente scremato, zucchero parzialmente scremato, creme di lacci parzialmente scremato, fragole parzialmente scremate. Fragole scremate, no, parzialmente scremate però. Le fragole, ok. Persona che beve cremata. Ah. Questa è bella. Cremata la persona che la beve. Con BB12 del Bifidobacterium. Non è il Bifidus apti regularis? No, il Bifidus apti regularis lo vende quell'altra. Ah, pensavo. Questo c'ha il Bifidobacterium. Guardate, Bifidobacterium. Okay. Ma è pronti? Pronti. Ora stappiamo i tappi. Oppla. Ci rigetto. Dammi la mano.
Alzatela un po' così. No, no, no. Da. È un'altra cosa che ti dico. Dopo che l'hai bagnata, lascialo. Che schifo, la bava tutta. Beh, cin cin, cin cin ragazzi, cin cin. Guardate Lilli. Acqua. Poi acqua. Che fa, le gambe è schifo. Ma è schifo, dove ti metti tutta l'acqua? No, sei mio. No. Com'è l'acqua? Acqua. Acqua naturale. Pure il rubinetto. Lo commetto, no? È ovvio. Schifo. Ah, ecco perché ho fatto così, mi sono spiegato con l'acqua, no, no. Lilli, gli ho dato dell'acqua, Lilli, oh, dove va? È finito? No. Vado. Com'è quello? Ma quello lo devi agitare però, eh? Ah, io Lilli. Lo devi agitare quello. Eh sì, ma se l'hai aperto. Beh ragazzi, lo scherzo è riuscito, lo scherzone degli anni 80 è uscito. È riuscito. Il coso. Che cosa? Il tappo, come te lo sei sistemato e quale? L'ho aperto da dietro. E l'ho toccato così. L'ho aperto da dietro. Anziché dall'apertura. L'ho aperto da dietro. E poi come segna? Quando questo? Ieri. E quando ti sei segnato il bicchiere? Mo è quello avanti avanti. Ah, se io l'avrei cambiato. Era più pesante questo, vedi? Ciao. Com'è questo invece? Non ci credo che era scremato. Era molto scremato all'acqua proprio. Trasparente proprio. Ok, che caci d'acqua è? Acqua pura. Brutta, appesantisce lo stomaco quell'acqua. E anche la mente. Non è neanche un goccio, non devi avere. Ti è. E anche la mente appesantisce. Ti manda in paranoia. A dopo ragazzi. Va bene, mi rifarò. Che stai facendo? E voglio, è cambiato mestiere. Mi sono visto di giacca. Pisolino time. Che pisolino time. Adoro, che botta. Oh, che botta. E c'è il telefono acceso. Sì, lo so. Ma ci penso. Non mi interessa quello che vuoi fare. Che stai vedendo io. Quanto sei brutto, Davide. No, ancora più brutto, ancora più brutto! Io sono il principe, senza calzamaglia. Vai a dormire? No. Di qualcosa ai nostri amici. Mo ci penso. Ero voglio di cagliare il mestiere. Dai! Sta senza pensiero. Rincoglioni tu con le cose. Sta senza pensiero. Beh, lui è già... Scommetto che ti chiamino Amy. Già è partito con il sonno. Vedi che non è che ci puoi alzare tardi, eh? No. Che devi fare la forma ai panini. Ehi. Sì, che ci può portare stasera. Vedete ai nostri amici cosa facciamo stasera. No, dillo tu. No, dillo tu. No, sto dormendo, mi dà. Sto dormendo. Niente, ho fatto i panini perché ci vogliamo andare a mangiare sulla spiaggia. Sdraiati sull'asciugamano a vedere le stelle che cadono. Voi dite, già passato San Lorenzo? Bene, però solitamente il giorno di San Lorenzo non vedi mai nessuna stella che cade. Il giorno dopo, dopo due giorni, sì, quindi. E poi pure che non cadono, che fa? Andiamo a fare lo stesso la camminata in spiaggia a vedere le stelle, facciamo una cosa romantica. Vero amore? È già partito, bugia vero, guardate. Lasciatemi dormire. Lasciatemi dormire. Ragazzini, stiamo preparando i panini per andare sulla spiaggia. Sulla spiaggia sono le ore 22 e credo che stanotte andremo a ninna tardi. Ah, ecco.
Ecco i panini che ha fatto la donna Lucia. Morbidi. Quindi dopo è questo che mi devo allontanare dal tavolo. Teniamo d'occhio i panini. Sale. Oh, hai sporcato la fotocamera. Io sporco lì che fa. Vabbè, lei me l'ha toccata adesso. Adesso? È un po' di manica, perché si tocca qua. Sì, ma la togliamo. Guarda, guardate come un abile chef butta l'olio. Schizza da tutte le parti, tranne sul panino. No! È bello vedere dell'olio. Lì. Vai, come ti permetti? Dicevo, è bello vedere come dell'olio va dappertutto tranne sul panino. Non è vero, è andato solo sul panino. Sì, no. E vabbè, una goccetta fa più per male. Ricordati, una goccia fa troppo per caso. Non può fare un oceano una goccia. Lily, stai seduta. Ti teniamo sotto controllo. Guarda come sono belle le mie mani. Siamo arrivati sulla spiaggia, siamo arrivati sulla spiaggia. Sì, ma c'è bisogno che mi accendi con quel flash. Non ci sto vedendo niente. Beh. E non ti vede. Sì, ma mettilo in direzione. Sì, come no. E niente, siamo sulla spiaggia, ci siamo organizzati con asciugamani. Qua c'è un bellissimo piede. Non ci interessa, poi siamo in totale. Qua c'è la spiaggia. C'è il mare. Ci sono le persone, ragazzi, bambini. E ci vediamo un po' di più. E niente, comunque sia. Siamo qua. Stelle poche. O poche stelle. Ah, sei sdraiata, no? No? Sì, butta la luce al cielo. Per mettere le stelle. No, non ho detto. Ha tutta la luce. Io ho buttato la luce al cielo. Io invece ti ho detto toglia che devi vedere le stelle, perché sennò così non vedo niente. Beh ragazzi, a dopo, dai. Allora ragazzi, siamo qui all'ora del panino. Allora si mangia all'ora del panino. Abbiamo visto ben tre stelle cadenti. Tu tre, io una. No, io tre ne ho viste. E forse che Lucia sta pensando all'umidità, sta pensando a che c'hai i piedi freddi, sta pensando a tutto. Comunque ragazzi, ma non stai riprendendo, stai guardando la faccia. Com'è? Cos'è la dimostrazione? Non ti vedo. Cos'è la dimostrazione? Non da me. No. Alzalo. No, a te, verso di te. Cos'è la dimostrazione? Non ti vedo. Girati. E anche il giorno 11 si vedono le stelle. Ti vedo malissimo. Sì. Svento. Madonna. Dicevi? Questa è la dimostrazione che anche giorno 11 si vedono le stelle cadenti. Beh ragazzi, noi mangiamo questo beato panino. Che godore di panino però, no? Mamma mia, che sta dentro? Pomodoro, mozzarella, salata, olio e sale. Yeah. A dopo. Allora ragazzi, siamo tornati da mare, dalla spiaggia, e adesso siamo andati a pronto soccorso. Pronto soccorso, guardi America. Alla Guardia America per me. Ho le orecchie completamente attappate. Aspetta, che non riesci a mettere. Fratello mio, ma qua tu lo riesci a togliere. Non ti dico. Sento che... Ciao ragazzi. Che non va. Eccola. Ok ragazzi, stavo dicendo, no? Stiamo andando a fare un soccorso sia per le orecchie che poi per... Calmati, non lo so, sta guidando lei ragazzi. Calmati. Ammassa la forza che ha messo il sedile a 3000 gradi avanti. Comunque sto dicendo, sento poco.
Mi sento come se le orecchie dovessero scoppiare. Oh, povero ragazzo, salvati. Te la finisci, vedi che guido bene. Tu credi che non mi vedi guidare da mai? O sarà stata l'umidità forse del mare? Sicuramente, troppo io. Vabbè, dai. Niente, le stelle le abbiamo viste, però mo c'ho le orecchie proprio apache. A dopo, ragazzi. Allora, ragazzi, stiamo tornando a casa praticamente per via di questa sinusite. C'è stato un rigonfiamento o una depressione di aria nella tromba d'Eustachio. Io vorrei sapere, anzi, se vado a trovare questo Eustachio, la ficca gliela, la ficca, la tromba gliela ficco nell'ano e poi gli suono io. Babbo, comunque sia, mi hanno prescritto un cortisone di nuovo. Mamma mia, non vedo l'ora proprio di operarmi. Che mi taglino le orecchie e me le sturino. C'è un rallentamento da parte di Lucia. No, non è rallentamento. Non vi nascondo che ho una leggera ansia. Non incominciare. So che qui c'è il dare precedenza. Proprio non li vede i cartelli. Li vedo, li vedo, non incominciare. Sì, li vedi. No, comunque, perché solo con lui. Comunque c'è un altro dare precedenza. Li vedo. Ci sono dei ragazzi poveri che vogliono vivere ancora. Amano la vita, questi ragazzi. No, qua. No, giro di qua, che sennò di là ci troviamo i... Sì, basta che ti muovi. Ci troviamo il... E comunque, siamo arrivati a che ora? Sarà l'una, forse. Una passata. Direi. Stiamo tornando a casa. Ho le orecchie che mi scattano, veramente. Cioè, da Corso Italia stiamo venendo, non mi... Oh, vedi che sono i binocoli, i coni a terra. I binocoli, sì, l'hai visto, i binocoli. Ci sono i coni a terra. Sì, e lui ce li prende. Vabbè, ragazzi, dai, ci vediamo dopo. Avete visto, ragazzi? Allora, praticamente siamo tornati. Sani e salvi. Sani e salvi, e anche lei l'ha detto. Sani io, e... che sennò poi lui mi mette... Io una volta sceso dalla macchina mi sono inginocchiato e ho baciato l'asfalto. Terra mia, terra mia. Praticamente ho preso il cortisone e già va molto meglio, ragazzi. Se bugiardo è falso. Però dobbiamo subito vedere come fare. Subito. Non ti permettere a prendere il mio cuscino o il mio telefono. Che cosa? Non ti permettere a prendere il cuscino o il mio telefono. Non so, stai impazzendo. Sì, stai impazzendo, lo fai apposta. Bene, siamo andati sulla spiaggia a vedere le stelle, avete visto? E l'abbiamo vista, ragazzi, pure vi ripeto, pur essendo l'11 di agosto, quindi non il 10, si sono viste. Lui ne ha viste di più. Io un po' meno, però le ho viste. Io forse 2-3, invece lui di più. Quasi 8 ne ho visto. Addirittura. Come hai detto 8 ne ho visto? Sì, vabbè, 8 per caricatura, però ne hai viste 4-5 tu. No, quasi 7-8 l'ho visto. Come? No, ho detto veramente l'hai vista, veramente l'hai vista. No, ma veramente l'ho vista, cioè a dire ho visto la sera cadente, no. Ho visto anche persone cadere stasera. E lei ha detto, esprimi un desiderio. Te scemo, tu tutte cose che cadeva, esprimi un desiderio. Comunque, ragazzi, dai, questa serata è finita. Noi andiamo a letto, ci siamo già nel letto, stiamo dormendo. Domani ci alzeremo presto. Dovremmo alzarci presto. Dovresti. Tu dovresti. Io ne so qualcosina. Comunque, ragazzi, dai, vi ricordo di iscrivervi, commentare, condividete, bla 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 bla. Andate sulla pagina Facebook SL85 che trovate in descrizione. E sulla pagina Facebook ci hanno detto che siamo belli, questa foto, guardate. Che sì. Cosa? Stai vedendo? Su questa foto che ci siamo fatti a mare ci hanno scritto come siete belli. Chi? Massimo. Grazie Massimo, grazie. Ti voglio bene, Massimo. Va bene, ragazzi,
Buonanotte. Buonanotte a tutti, ciao ciao.